Ciao Pippo, Ciao. cosa ci racconti sulle pari opportunità? Beh, è un periodo molto, molto, molto difficile questo, in cui secondo me parlare delle pari opportunità è molto importante, anche perché si sta mandando avanti una politica della paura verso l'altro, verso il nuovo, chi magari ha realmente bisogno di diritti e ha realmente bisogno di presupposti come la pari opportunità, ma la politica fa passare un concetto molto diverso, è quello del conflitto delle opportunità. Ok, passiamo alla musica. Sia cantautore che DJ, come tieni insieme queste due cose? Penso che ogni persona e ancor di più ogni artista abbia al suo interno più anime, più mondi, più dimensioni, anche proprio di interesse. Da una parte, ad esempio nel mio caso, diciamo, il me introverso, un po' introspettivo, dall'altra c'è il me più estroverso. E spesso questi due mondi che sono molto in contrasto tra di loro, si può decidere o di, diciamo, ucciderne uno a favore dell'altro, oppure di farli convivere. Questo, diciamo, è questo il mio tentativo. Dici un po', perché venerdì Suvicile dovrebbe venire a sentirti? Senz'altro, perché appunto, e qui mi rifò alla risposta di prima, arriverò in due vesti completamente diverse. Quindi ci sarà un primo momento in cui canterò e sfogherò, diciamo, una parte mia più introspettiva, magari anche timida, e poi ci sarà un secondo momento alle 11, in cui invece la situazione sarà molto più danzante e ritmica. Quindi sono due sfoghi diversi che in qualche modo dovrò